Allora, una sera io stavo guardando la televisione, anzi più che guardando, lo stavo ascoltando perché stavo lavando i piatti e sento un certo Marco Paolini che vuol parlare della storia del Vajont. Io mi sono detta, ma chi è questo Marco Paolini? Non sapevo proprio chi fosse e ho pensato sicuramente non è un longaronese perché Paolini insomma non è che sia un cognome prettamente longaronese. Per cui con abbastanza indifferenza direi ho cominciato ad ascoltare. E sento questo che insomma comincia a parlare anche abbastanza così, in maniera divertente del treno, di quello che sta succedendo, poi a un certo momento mi rendo conto di essere nel pieno della tragedia. E in quel momento guardo i miei figli che stavano ascoltando anche loro e li ho visti piangere perché nella realtà io con i miei non ho mai parlato della tragedia. Quello che ho scoperto quella sera è che in tutti quegli anni mi avevano mentito, non era una tragedia naturale, è stata una tragedia costruita dall'uomo.